Giorno 342. Negli ultimi mesi gli ucraini hanno rallentato le operazioni, con analisti concludendo che il comando ucraino stesse perdendo l'iniziativa e stesse sbagliando a non continuare l'avanzata. Tuttavia, rallentando l'offensiva, gli ucraini sono riusciti a conservare equipaggiamento e accumularlo nelle riserve per poter essere pronti per l'operazione di contrattacco. Ecco come hanno fatto. Come è facile notare, i numeri e l'intensità degli attacchi ucraini sono diminuiti lentamente, mentre quelli russi sono aumentati. La ragione per la diminuzione dello slancio ucraino è duplice. Prima di tutto gli ucraini hanno un numero limitato di equipaggiamenti, specie artiglierie e carri, che sono indispensabili per le operazioni offensive. Ovviamente la perdita di equipaggiamento è più alta quando si è in attacco, quindi si sono dovuti fermare o correre il rischio di terminarli. Ecco perché le offensive nella regione di Arkiv sono rallentate e perché gli ucraini sono passati gradualmente da riprendere intere aree in pochi giorni a prendere città, poi villaggi e infine combattere per singole posizioni. Avere poco equipaggiamento disponibile significa anche che gli ucraini stanno scommettendo molto sui gruppi meccanizzati per le operazioni offensive, quindi un'operazione che fallisce può portare alla perdita di equipaggiamento pesante o addirittura alla completa demilitarizzazione. Tuttavia, il numero di equipaggiamenti diminuisce anche se non si attacca per quanto lentamente, e anche se un veicolo non è distrutto ha un tempo limite di utilizzo prima di dover essere riparato o rifornito. Il comando ucraino sta continuamente affrontando decisioni difficili e devono fermare le operazioni offensive al momento giusto, aspettare di avere abbastanza equipaggiamento e usarlo al meglio senza margine di errore. La seconda ragione per cui lo slancio ucraino è rallentato risiede nel fatto che i russi hanno schierato i mobilitati che venivano addestrati in Bielorussia e hanno fornito nuovi ex carcerati alla Wagner, ed è così che i russi sono riusciti a sfondare le linee a Soledad. Sapendo che gli ucraini si stanno preparando per le offensive e dell'arrivo dei carri occidentali hanno appositamente sopportato alte perdite pur di consumare le riserve ucraine. Ed ecco perché alcuni territori vengono semplicemente abbandonati. Il comando ucraino è al corrente di questa tattica e cerca di salvare quanto più equipaggiamento possibile per quanto potesse essere importante solida la prossima controffensiva è vitale. Per quanto riguarda queste controffensive gli ucraini hanno tre opzioni. La prima prevede l'uso di piccole offensive per prendere Kremina e Svatove, una volta arrivati carri e artiglieria. Molti analisti concordano che i russi stanno preparando un'offensiva in questa regione e quindi se gli ucraini riescono a spingerli via varrebbe stroncata sul nascere, quindi sarebbe un'azione preventiva. La seconda riguarda il condurre un'offensiva su larga scala nella regione di Zaporizia, dove gli ucraini devono riuscire a prendere Melitopol per tagliare definitivamente i rifornimenti russi a Erson. Usando missili a lungo raggio potrebbero distruggere ponti in Crimea e creare la stessa situazione presente a Erson. La distruzione di un ponte vicino a Melitopol e il fatto che non stiano schierando certe brigate meccanizzate e corazzate fa pensare che stiano pianificando proprio questo. La terza è quella di condurre entrambe le operazioni, ma ovviamente dipende da quanto equipaggiamento verrà consegnato e quanto velocemente. Basandoci sui termini di consegna, la prossima controoffensiva ucraina avverrà int in primavera inoltrata. In generale, poiché gli ucraini stanno affrontando carenze di equipaggiamento, non possono permettersi di avanzare troppo a lungo, ma soltanto sortite veloci. Il loro obiettivo principale rimane quello di conservare quanto più equipaggiamento possibile e difendere le posizioni che permetteranno di iniziare la controffensiva in condizioni favorevoli. Grazie per l'ascolto, anche per l'aggiornamento di oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.